Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e l'Egitto è sempre, 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 sempre più grosso sotto il nostro governo. Allora, dopo questa guerra che si è appena conclusa e per cui dobbiamo riportare pian piano la nostra gente e il nostro esercito in casa. Bruno mi fa entrare perché qua non ci sono dei porti, allora proveremo a entrare là. Vedo se per caso c'è qualcosa da vedere, da fare, ma sono pesantemente indebitati. Oh, muoviamo queste above supply limit, above supply. C'è un posto dove non è above supply limit. No, voi andate ad Atene dove dovrebbe essere tranquilla la situazione. Praticamente tutta la Grecia è nostra, rimane solo qualche isoletta, diciamo, della Frigia qua in giro. Ma non penso che sarà un problema visto che la Frigia praticamente implosa adesso. Quante truppe ha la Frigia adesso? 100, 100, come 166 coorti? Come li sta mantenendo? È pieno di mercenari, per forza. Ah no, ecco una cosa molto urgente che dobbiamo risolvere è far sposare la nostra faraonessa. Ma vediamo un attimo, sort by age, sort by wealth, by health, corruption, loyalty, popularity, prominence. Questo è il prominence più grande. È mio parente? È mio nipote? Potrebbe essere un'ottima idea sposarlo. Questo è l'erede. Vediamo per popolarità chi è più popolare. Non è molto fine, però non mi piace. Questo è un buon carisma, ma è demente ed è anziana. Questo Leuconide qua? 25 anni, è contento, non ha per niente prominence. Non è molto popolare ed è un po' corrotto, no. Vediamo con uno che abbia una buona salute. Questo ha 54 anni, questo è sempre Leuconide di prima. Grebo. I grebi sarebbero molto felici se sposassi uno di loro, ma come è messo? È molto corrotto. Questo è vecchio. Questo ha delle statistiche molto basse. Il Magide. Questo è Toas. 35 anni, ci può stare, un anno in meno di me. Non è per niente popolare. Derdas Leuconide. Questo ha delle buone statistiche. È molto loyale, non è corrotto, non ha prominence e non ha popolarità, ma non è messo male. Cos'è che ha? È arbitrario però purtroppo. È crudele, è sospettoso, è aggressivo ed è casto. No, casto non ci interessa, no, mi spiace, ma la nostra Antigone ha molta voglia di fare zoom zoom e di fare dei bei figliolini. Allora, Timoleon, vediamo come sei messo. Ok, non sei un gran combattente, ma ci può stare, non sei molto devoto. Come dice devote, ma non è devoto? Non è fine.
Non è corrotto, mi è leale, non è popolare, ma questo potrei tenerlo in considerazione. Questo è anziano però. Questo qua. Sì, non sembra male, vediamo le sue caratteristiche. Zelote, sarcastico. Polimat. Giusto. Ha un'infezione. No, 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 no. Scartato. Menedemo. Allora, dai. È molto, molto, molto religioso. Un po' troppo, forse. È pigro. E però è generoso. È un po' lunatico. No. Questo. Questo è molto finesse. È pio? Ed è molto impopolare. Erigios mi ispira, però adesso vediamo, torniamoci tra un attimo. Questo qua è un proteide. È leggermente corrotto. Ah, è uno abbastanza sottomesso. Sarcastico. È se stesso. No, ha l'epilessia. No, non ci piacciono quelli epilettici, mi spiace. Questo è molto potente. È mio fratello. Questo è un po' corrotto. Lunatico, abrasivo e zelota. 50 anni, 46, 45, 42. No, allora io prenderei. Com'è che si chiamava? Erigio. Sei tu? Ma che era quello che non era tanto popolare, eh. Prendiamo lui, vero? Non sarà tanto popolare, ma non ha neanche tanti soldi. Però mi sembra il migliore. Ah, dei possedimenti ad Ascalon, lei. Ok, buon per lei. Sempre prendendo manpower, sì, perché stiamo rimpolpando quello che abbiamo perso durante la guerra. Allora, le navi mi sembrano a posto, no? Tutto in forma, no? Sì. Allora, visto che è tutto in forma, allora andrei qua ad Atene a pigliare questi 22.000 che sono a posto. Le altre pian piano si ripopoleranno, no? Questi sono due. Ci sono questi 5.000 che vabbè, li mandiamo a Troitzen, poi si vedrà. Cosa fanno? 20.000 io li lascerei. Sì, li lascerei là questi 20.000, ci stanno qua, sì, non prendono attrito. Questi 22.000 li riporterei a casa. Sono quelli che ho preso qua dal confine con la Frigia, se non ricordo male, sì. Quindi li riportiamo là. Ah, guadagniamo 1000 al mese comunque di manpower, non è male come cosa. Se alzerei un po' la stabilità magari, eh. Ok, c'è una crisi a Biblio. No, dov'è che era? Era qua su Religion? Sì. Ma ne abbiamo parecchio di potere religioso. Dai, ok, stiamo già riguadagnando. Perché qua quanti se ne andranno? Ok, abbiamo bisogno solo neanche di 1000 uomini. Ripopoliamo
Perché perdiamo in attrito? Ah, perché ci sono quelli in nave, mi sa, eh. Sono ancora in nave, quelli in nave. Sì, sono quasi arrivati, però dai. Cribbio. Ha alterato Greedy. Quindi si piglia per forza i soldi. Ok, poi mi sa che presto dovremo fare un'altra armata, perché per difendere tutto questo abbiamo bisogno di altre truppe. Cioè, in realtà questi 5.000 possiamo metterli con quei 18.000, effettivamente. Però qua prendono troppo attrito. Ma, tra l'altro, io ho visto male o ci sono? No, abbiamo i mercenari qua. Ottimo, quindi abbiamo anche delle truppe là pronte per un'eventuale guerra contro Tamud. Però adesso abbiamo bisogno davvero di diminuire parecchio la nostra aggressive expansion. Ah, ok, è una decisione sulle Olimpiadi. Ok, è nostro compito organizzare le Olimpiadi, effettivamente, perché adesso Olimpia ce l'abbiamo noi come città. E noi le facciamo festeggiare di nuovo. Sì. Questi comunque li... No, aspetta, mettili là. Allora, ne teniamo solo 20.000 qua per ora, poi ne trupperemo degli altri. Qua possiamo per caso reclutare dei... Sì, c'è del ferro là. Ottimo, ottimo, ottimo. C'è del ferro. Trupperemo là. Trupperemo, appena possiamo truppare un pochettino di più, trupperemo. Allora adesso invece, mentre si abbassa la... Perché Alexandria sta morendo popolazione di fame? Perché abbiamo troppi schiavi. Mareu, Move pop, move to... Quelli che hanno un po' meno gente, qua. Aleucapis. Ok, si posso togliere anche la pausa nel mente. E poi abbiamo avuto parecchi schiavi da questa situazione. Ok, state meglio qua ad Alexandria. Sì, ok. Anzi, aumenteranno. Scusa, ma possiamo... Così possiamo promuoverli a... Freeman. Sì, però anche no, vabbè. Cos'è che vogliono? Vino da Filistia? Vada. Ah, possiamo fare un nome? Ok, abbiamo guadagnato 5. Ah sì, però non possiamo più mandare i nostri là, probabilmente. Cosa farei? Research points. Vai con i research points, che dobbiamo potenziarci un po' da quel punto di vista. Vai con questa. Vestiti, sale. Non so, avevano detto di no. Olive. Ci sta. Nicostrate Lagide, chi è questa? A lei vorrebbe essere faraona. Cioè faraone, al potere, insomma. Ma posso farci qualcosa? Mi è sleale del tutto. Non è sposata sta donna.
74 anni e non si è mai sposata. Ah, io costruirei qualche cosa adesso, qualche edificio magari. Un po' di armate, ma quello più tardi, perché adesso abbiamo ancora da ripigliare un po' di gente. Allora, marketplace mi danno dei soldi, local tax e local civilization. Questo mi dà più manpower, questo è dei forti. I forti come sono messo qua, forti? Ho un forte Olimpia che ci sta perché Olimpia è da difendere. Granaglio non mi interessa particolarmente. Ho Megara. Ok, qua non me ne servono due. Megalopolis posso anche toglierlo, il forte. Ci faccio in cambio un training camp. Vai. Tanto Sparta comunque controlla questa zona qui intorno. Questo non è mio comunque. No, non mi sembra di aver bisogno di forti in questo momento. Se non forse nelle zone dei barbari? Se facessi dei forti nelle zone dei barbari potrebbe essere un'idea effettivamente quella. Però qua ho già costruito dei così per migliorare la... Il problema è che dovrei fare dei forti in tutta questa zona qua intorno, no? È un casino. Allora, un Arcigrammateus mi serve. Vai. Sale, no? Papiro. Vai. Ah, posso fare una nuova military tradition. Ah, Fort Defense è molto buono. Court starting XP. Ma no, non mi interessava tanto su quella. Morale delle armate più 15%. I mercenari, meno. Questo più. Cavalry skirmish. Heavy cavalry discipline. Light infantry morale. Heavy cavalry. Mercenary maintenance. Ma sono meglio queste comunque, mi sa. Andrei ancora su questa qua. Perché quelle dopo sono davvero molto più interessanti. Da quello che mi sembra in questo momento. Papiro 200. Basta con papiro, dai. Oh, dovrei dare qualcosa però di potere a questa gente. Allora io spezzerei intanto la mia. Dove sono andate le mie navi, tra l'altro? Sono ancora qua. Allora, questa nave la spezzerei in due, così una delle due lo darei in comando a chi? Helladid, Killistrad e Proteidi. Helladid. Ok, aspetta un attimo allora. Helladid, Killistrad e Proteidi. E mettere quasi questo Proteide qua. Ok. E aspetta, sono ancora scornati? No. Gli Stratidi o gli Elladidi? Questo ci può stare, sì. Ci sono ancora della gente scornata. Da quella mia truppa stupida là. Questa stupida nave c'è ancora un Nectanebo. Scusami, se io ci mettessi un Helladide o un questo qua. Ah no, e adesso sono loro che sono girati male perché gli ho tolto gli introiti. No, non per ora. Allora, scusatemi.
Questi hanno un generale molto forte, ma se io facessi una nuova armata qua sotto? Ah, intanto c'è qualcuno che riesce a mantenere una piccola armata? Deserto. Ah, qua dovrebbe starci, scusatemi. Qua dovrebbe poterci stare un piccolo esercito. Faccio un esercito di 15.000 qua. Ma neanche. Faccio un esercito di 10.000. Scarsi, eh. Faccio tipo 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ne ho messi tutti a fare. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, e poi ci metto la come comandante uno di quei tizi là. Questo è un comandante forte. No, è un onomastide. I onomastidi sono girati. Male. Metto un se metto un chilistratide, si gira male gli armastidi, sì. Oh, vaffanbrodo. C'è troppa gente scornata qua in mezzo ai piedi. Potrei fare altre due navi. Facciamo altre due tirirremi. Una e una, due. Ma tra l'altro ho delle zone in cui posso costruire tiremi ora come ora. Sì, là ci sono delle zone in cui posso. C'è due tiremi e ci diamo quella roba là. Allora, sesto stratos, qua ci diamo chi? Onomastide o Nectarnide. Allora, vediamo un attimo quelli. No, non troppo scarsi perché qua dovranno combattere. Ok. Ma non c'è nessuno. Ah, beh, perché sono solo questi due che non posso pigliare perché hanno appena perso. Devo aspettare fino a novembre. Mareo. Questi due non mi interessano. Vabbè, a novembre facciamo tutto. Più che altro, cosa posso costruire di edifici? Marketplace. Ah, posso fare anche un. Ok. Training camp. Facciamo dei training camp, che mi sa che è la cosa più importante, training camp, ora come ora. Dove posso fare dei training camp? Un po' dappertutto. Faccio qua, ne faccio là, ne faccio in queste isole, qua, qua, qua. Ok, ha perso il tratto depressa, non so neanche che fosse depressa, ma vabbè. Meglio così, sarà stata depressa prima ancora di diventare regnante. Ok, abbiamo fatto training camp dappertutto. Ci abbiamo speso 1500. No, ducati, quel che è, insomma. No, aspetta, split in half. Una la mandiamo. C'è un altro porto in giro qua da queste parti. Qua. Glass dalla Galilea, no. Non ora, allora ho un sacco di potere di oratoria comunque che dovrei sfruttare in qualche modo. Ma gli onomastidi di Nectanidi hanno solo quei due tizi là. Che sono scarsi a far tutto, tra l'altro.
No, è un discreto religioso. Questo è un ottimo oratore. Perché non l'abbiamo messo come oratore? Scusatemi, ma. Crebbio. Che si è comportato proprio molto male. Fai così. Ah, tipo questo, perché non ci mettiamo. L'onomastide. Adesso abbiamo gli Eugaridi che sono girati male, ma. Quella Eugaride là sa fare qualcosa nella sua vita. È morta la nostra zia, sorella, quel che era. Tu, Eugaride, sapevi fare qualcosa? Dove è andato? Ma sì, dai, discreto, lo mettiamo là. Come gli Xenaidi? Cosa c'entrano gli Xenaidi? Ma Nectanebo posso capirlo, ma. C'è solo lui? Sì. Allora mettiamo lui sotto. Xenedi, abbiamo detto che fa abbastanza schifo lui, però vabbè. Altre più in su non c'erano, eh? Oh, un figlio! Adesso vediamo chi è, come si chiama, quanti anni ha. Quanti anni ha? Zero. Nicostrate. È una figlia. Nicostrata? Boh. Si è fatto tardi, si è fatto tardi. Interrompiamo questo video, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao, quel che lei. Ciao!